più sinceri, perché veramente vi posso garantire che questa è la strada giusta. E Fortunato diceva, è chiaro che quando si prendono certe iniziative, quando si toccano certi argomenti, si rischia di essere impopolari. Fortunato, l'impopolarità non deve farvi paura, l'impopolarità è una cosa che cambia, perché poi alla fine quelli che contano sono i risultati. E se io cittadino, ma che posto mi sento toccato in qualcosa, ma capisco che questo essere toccato significa poi raggiungere obiettivi che possono far stare bene la collettività, la comunità, ti posso garantire che anche questo senso di impopolarità poi alla fine verrà risolto e superato. Quindi andate avanti per la vostra strada e tanti auguri e tante cose belle a tutti. E buonasera, grazie. Non parlo con l'antiere pubblico, mi ha obbligato lui, no? E lui va per l'antiere pubblico, quindi è solo. Sì, sì, sì. Non so se si sente. Ah già, ma mi sento, avremmo pensato con la mia. No, ma me la faccio la mia. No, dicevo, come proposte non ne ho, perché i soldi non è che siano molti, in seno alla consulta, in seno al comitato di gestione della biblioteca faremo quello che piuttosto volevo, nel bilancio, volevo proprio la voce, 500 euro, 100 euro, sul recupero della memoria del nostro paese, è un segno da dare all'esterno, di quanto ci teniamo alla nostra famiglia. Poi vabbè, questo qui era solo il consiglio. Poi ritornando agli impiegati, io in genere parlo male degli impiegati, io sono impiegato, no? Ma sto lavorando con i comuni ora, è da un anno che ho un lavoro e quindi ho modo di valutare gli altri comuni, alcuni non pagano, sono arretrati come stipendi. Noi abbiamo, non me ne raccolto io, abbiamo della professionalità insieme alla comune incredibile. C'è Michele, ecco, tu ti pigli al tuo vanto che firmi, ma Michele ha la professione però. Lo scalacco del mio. Sì, però Michele è micidiale, gravissimo, e non è neanche ragioniere come i tributi, sono risorse. Quindi diciamo che noi abbiamo le potenzialità, al di là che l'abbiamo dimostrato negli anni, anche come associazioni. Le avremo, dobbiamo trovare la strada, l'abbiamo intrapresa. Le consulte, le riunioni sono ottime, cioè, abbiamo tutti gli strumenti per riuscirci. Poi dobbiamo trovare la strada, ogni tanto noi raggiamo, ma questo no, qui. Guarda, io passo per il contrario. Ma è importante comunque. Comunque, quella voce lì, poi non so se è andata. Ma questa recupera la voce del paese, come iniziative. Ma non c'è bisogno di soldi, ma anche 100 euro. Ma poi vedremo se c'è volontà in seno al comune e ci sono degli impiegati, potremmo creare un database dei libri anagrafici preunitari dal 1809, non è un database con ACES. Ma quindi sul software, per come investire naturalmente nel software, cioè nel senso, poi ripetiamo la cosa. Analizzando, capire tipo di però soprattutto un software per Access c'è al comune, Access ce l'hanno, è un programma Windows, c'è già in dotazione. Creare un database, ad esempio, con dei documenti anagrafici dal 1809 al 1880 e pare. Quello di dare il segno alla nostra memoria sul bilancio. Cioè, dove sono numeri, noi mettiamo la storia, mettiamo storia e memoria, ecco. Va bene? Ok. Grazie Battista, se qualcuno... Guarda, io voglio anticipare, cioè, voglio dare la parola un secondo. Allora, sulla gestione della biblioteca, una somma che io l'ho già anticipato, siccome è stato sollevato un problema sull'assicurazione della struttura, ed è giusto che c'è una responsabilità civile su questo terzo, ci sono dei bambini che vengono qui sopra,
Quindi io ho già chiesto anticipatamente al segretario che venisse indicata questa voce e questa somma, e l'abbiamo messa. E l'abbiamo messa per tutte le altre strutture, pure per la struttura sportiva, se non mi sbaglio. Sì, potete vedere. Sì, ok, abbiamo messo sia per la struttura sportiva e sia per la biblioteca comunale. Quindi ritengo che questi siamo tutti concordi nel regolarizzare da questo punto di vista anche la struttura. Quindi la parola a chi vuole intervenire. Mio zio gli tocca. Buonasera a tutti. Non mi tocca, vi prego, sono in grosse difficoltà. Guardatemi come, forse neanche come cittadino, come un forestiero, perché dire bravi se ne di parte, mio nipote, mia cugina, cioè sono in famiglia, quindi dire bravi se ne di parte. Comunque confermo fino adesso l'ottimo risultato, l'ottimo impegno e tutto quanto. Quello che mi ha fatto fare questo intervento invece è Don Carmelo, no? Che probabilmente non è la serata giusta, però sono dei titoli, sono degli appuntamenti che secondo me l'amministratore si deve porre. E possibilmente una alla volta, perché se no si finisce col parlare di tutto e di niente. Detto questo, voglio dire qualcosa pure sul bilancio. Il bilancio, sappiamo tutti che i comuni soffrono questa situazione nuova, ma che a parer mio, per quanto ho potuto constatare io, se riusciamo a passare 5-6 anni di messa a punto rispettando le nuove leggi, sarà una fortuna per i comuni. Perché se queste cose applicate anno per anno, come state facendo voi, tra l'altro, non, niente di più, e andando a recuperare tutto quello che è possibile recuperare, nel senso, cercherò di spiegare meglio. Non sono molto luce di questi giorni con problemi miei. E alcuni esempi. Non abbiamo contributi dello Stato, è vero. Sappiamo però che i contributi regionali, statali e europei passano però per le associazioni. Per esempio, passano per l'organizzazione agricola, per esempio, di quello che state programmando, ottimo. Passano per tutte queste organizzazioni, no? Passano per la biblioteca comunale, grandi progetti possono essere fatti, in funzione di scuole, ragazzi, tutte le iniziative già iniziate, tutte le altre che si possono aggiungere, e passano per queste cose qua. Chiaramente, cosa voglio dire? L'amministrazione è presente, deve essere sempre più presente e più attiva. Però quello che serve far recepire, a partire dai giovani, che sono di mente più aperta, e a quanti cittadini ne vogliono partecipare, che per ottenere i risultati non basta chiedere, perché chiedere quello che sento che dice non ci sono soldi. Non possiamo farci niente. Passano per la condivisione e per il lavoro a più mani. Per esempio, in agricoltura, io so per certo che il sindaco farà salti mortali per sistemare le strade. Non ci riuscirà, perché non ci sono soldi per farlo. Chi lavora in queste zone? Ci sono trattori, bisogna darsi una mano l'un l'altro e fare e risolvere le emergenze. Per il futuro bisogna che chi si interessa all'agricoltura
concentri il lavoro dell'agricoltore su zone dove l'amministrazione effettivamente può intervenire, perché poi il ritorno economico c'è. E quindi fare, se si chiedono contributi per fare X lavori, bisogna crederci e farli. Perché ancora abbiamo l'abitudine, la parola che l'ha presa, di chiedere i contributi, qualcuno se li mette in tasca e finisce tutto lì. Non avendo né ritorno economico e né ritorno di lavoro, perché poi tutti questi contributi che vengono dati alla gente che si dichiara di un certo tipo, vanno a foraggiare, invece che nuove assunzioni, nuovi lavoratori, vanno a foraggiare altre situazioni. Bene, non so se sono stato in grado di fare